Sono solo parole di Michela. L'ingegnere, così aveva risposto sicura, alzando il mento e guardando fissi negli occhi lo zio Arturo, che le aveva chiesto cosa volesse fare da grande. L'uomo aveva riso di gusto, togliendosi la pipa dalla bocca, e aveva detto: "Non puoi fare l'ingegnere, è un lavoro da maschi". Come ogni mattina, parcheggiò l'auto nel posto assegnato. Aprì l'ombrello con uno scatto che fece volare via alcuni passeri dai cespugli di caprifoglio che delimitavano il cortile dell'azienda, spargendo il loro profumo tutto intorno. Quel profumo le penetrava le radici ogni mattina ed era diventato una sorta di salvacondotto che sanciva il passaggio dal mondo astratto dei suoi pensieri a quello concreto, operativo del suo lavoro. La riunione di budget presieduta dal dottor Caprarica, amministratore delegato dell'azienda, stava per iniziare. "Buongiorno, signori. Inizierei subito questo incontro perché tra poco più di un'ora devo essere in aeroporto", esordì Caprarica, mentre Elisa sentiva che il profumo di caprifoglio veniva sopraffatto da quello intenso e pungente delle colonie degli uomini seduti intorno a lei. "Chiederei in quest'ordine gli interventi di aggiornamento. Ingegnere Barra, ingegnere Merini, ingegner Grasso e signorina Bellini, grazie". Quella frase la colpì come uno schiaffo in pieno viso. Era già successo altre volte e lei si era sforzata di non badarci. Sono solo parole. "E ora la parola alla signora Bellini. La prego, deve essere breve, che io tra pochi minuti devo andare in aeroporto". La voce di Caprarica era impaziente. Alcuni degli ingegneri guardarono l'orologio. Elisa lasciò passare alcuni secondi. Molte teste si alzarono, puntando irritate verso di lei. "Allora, signorina Bellini, ci siamo?" innalzò Caprarica. "Ingegnere, ingegnere Bellini, grazie".